Nel 2003 ci lasciava Alberto Sordi, romano di Trastevere, nato il 15 giugno del 1920, del Gemelli, un attore, regista, doppiatore, suonatore di mandolino e molto altro. Figlio minore di Pietro Sordi, professore di musica e contrabbasso dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, e di Maria Righetti, della Sgurgola, insegnante elementare. Ha due sorelle, Savina e Aurelia, e un fratello, Giuseppe, con cui vivrà tutta la vita. Rimane il ricordo di un fratello nato 4 anni prima di lui, anche lui di nome Alberto, pensate, morto dopo pochi giorni di vita, e quindi lui ha preso questo nome, Alberto, come questo fratellino. Da piccolo studia canto lirico, improvvisa recite con le marionette, partecipa a opere liriche. A 16 anni incide un disco di fiabe per bambini. Con quei soldi guadagnati abbandona gli studi e parte per Milano alla volta dell'Accademia dei Filodrammatici. Ma viene espulso perché parla troppo romano. Inizia la carriera come comparsa a Cinecittà, vince un concorso e diventa la voce di Oliver Hardy, questa gli olio. In teatro viene assunto come boy della vedette Nanda Primavera, ballerino, ma è in radio che riesce a farsi conoscere con i personaggi del Compagnucci della Parrocchietta, trasposto in un film grazie a Vittorio De Sica, il papà di Christian, dal titolo Mamma mia che impressione, e i personaggi il signor Dice e Mario Pio, pronto Mario Pio. E anche per Albertone ci sono stati momenti difficili nella carriera, nello Scecco Bianco di Fellini il suo personaggio però non piace. Maccheroni, maccheroni, questa è roba da canettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano, gli americani non io bevono stronzo. Rosso, non mangiano Io maccheroni. dormo. Gli americani mangiano marmellata. Marmellata? Questa è roba da americani. Mostarda? Mostardo? Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, maccherone. Mazza americano. Mazza e sorceria. Mazza e sorceria. Gli americani, oh. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. Questo io da Marsuccio. E i cimici. La fama popolare non tarda ad arrivare con Ferdinando Mericoni, detto Nando, è l'americano a Roma. Lo Scecco Bianco gli porta dei problemi. I proprietari del cinema chiedono che il suo nome non compaia sui manifesti dei vitelloni. Fellini insiste e sarà questo a portare il trionfo, il film Esordi, che arriva a girare 10 pellicole l'anno. Come mi permette Babbo, dove interpreta il cantante lirico mantenuto dall'esasperato suocero, interpretato da Aldo Fabrizi, una bella coppia, Bellissima, Aldo bellissima. Fabrizi. Poi c'era il Conte Max, poi c'era il Segno di Venere, film che tra gli sceneggiatori vanta appunto il nostro Ennio Flaiano, no? Bravissimo il bambino tenore, Bellissima, il bambino bellissima. tenore. Fantastico, che poi lo operano di Don Silver e praticamente non canta più. Poi c'è il film con Franca Valeri, il vedovo, e Vittorio De Sica, il moralista e il vigile, no? E poi il medico della mutua, Guido Terzilli, regista con Monica Vitti in Polvere di Stelle, il marchese del Grillo, e chi se lo può dimenticare, il grande marchese del Fantastico. Grillo, il Tassinaro, tutti dentro, che anticipa Tangentopoli. Fino al tristissimo Nestore, un film veramente commovente, Sì, quello il del cavallo cavallo. Nestore e la sua ultima corsa. Nel 2003 una polmonite lo porta via lentamente. Sulla tomba l'epitaffio, Sor Marchese e Lora. 160 film tra i grandi interpreti della commedia italiana, con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, inoltre insieme ad Aldo Fabrizi e Anna Magnani. Rimane l'attore tra i massimi esponenti della romanità cinematografica. Non si è mai sposato, diceva. E che me metto? Un'estranea in casa, pensate, me metto un'estranea in casa. Anche se un grande amore c'è stato per anni, chissà quale sarà stato
il grande amore di Alberto Sordi.